Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi faremo una doppia uscita di Gigrobot d'acciaio, ovvero uscita numero 18 con la parte interna 3D, che è questa qui, vedete? Tutta monocolore, grigio, con delle parti colorate di nero, che adesso vi mostrerò tutta colorata. Questa è uscita numero 18. Invece nell'uscita numero 19, che è questa qui, andremo a montare le sfere, che sono queste. E questa parte qui la metterò via, che non mi servirà, che è la parte della gamba, per coprire i nostri meccanismi interni. E in questa uscita devo modificare solo questi due pezzi, cioè pulirli. Quindi ci vediamo dopo, alla fine delle modifiche, colorazione e montaggio. A dopo. Eccomi qua, questo è il volume numero 18 e, come ho detto poco fa, avremo in allegato l'interno 3D della gamba, cioè questa qua tutta grigia chiaro, e io già ho colorato di questi colori. Eccolo qua, davvero molto belli secondo me. E qua ci dice di conservarli per un futuro montaggio. Oh. Qua nelle prossime uscite avremo, che già ho, la parte bassa della gamba sinistra, fronte e più le sfere fronte. L'uscita di 20, parte 3D ruotabili, due rosse e uno blu. L'uscita 21, parte alta della gamba sinistra fronte. Qua abbiamo il poster allegato. Eccolo qua. E basta. Il pezzo, il meccanismo 3D l'ho colorato tutto. Passiamo all'uscita numero 19. Poi in questa uscita ci viene fornito le due sfere, come dice qua, non dice fronte e retro, ma una mettiamo davanti e una dietro, come c'è scritto nella figura. Però questa figura qua è sbagliata. Allora, questa figura qua è sbagliata perché dobbiamo mettere nel ginocchio, invece quella sopra già l'avevo messo. Comunque, vedete la figura qua, è la parte alta della gamba, che è raffigurato secondo me di questa sfera, quella grande, e noi avremo la sfera del ginocchio più la parte dietro, che è questa qui. Prima di procedere al montaggio prendo il bisturi e taglierò un pezzetto di plastica, in modo che non faccia, che non dia fastidio agli altri pezzi. Ecco qua, un altro po', tanto non si vede, anche se rimane nero non si vede, che andranno messi gli altri pezzi, gli altri meccanismi interni. Un altro pezzetto qui, in modo che non dia fastidio al pezzo che monterò. Ok, ci siamo, andiamo a montare la sfera del ginocchio.
Molto semplice, ci sono tre perni. Dobbiamo pressarli fino alla fine. Eccolo qua. Sentirete uno scatto ed è montato. L'ultimo pezzo da mettere è questo qui e devo togliere qua, sì, perché dà fastidio nell'innesto. Il pezzetto qui. Ok. E un pezzetto qui. Vedete? Molto facile, però bisogna stare molto attenti. Ok, direi che ci siamo. È arrivato il momento di mettere questo pezzo. Allora, in che modo? Ah, qua c'è un perno grosso e uno più sottile. Il perno grosso va messo nella parte destra. Secondo me sì, si deve staccare tutta la gamba, eccola qua, e poi montarla dopo. Allora, abbiamo detto pezzo grosso a destra, eccolo qua, e va ad incastrarsi così. Eccola qua, vedete? Così completa tutta la sfera del ginocchio. Poi, subito dopo, se vogliamo, possiamo mettere nella gamba. Così. Ok, io metterò anche il pezzo 3D in modo che si veda bene, che non abbia difetti. Questo qua proprio sotto il ginocchio. E metterò anche, vediamo se qua lo fa vedere, sì, la parte bassa della gamba, in questo modo, modo provvisorio. Eccola qua. Direi che ci siamo, sta venendo molto bello. Comunque, prima di salutarci, allora, nella prossima uscita, sì, questo è il numero 19, avremo le parti 3D rotabili, non vedo l'ora, così completeremo la gamba, la parte bassa della gamba e andremo avanti con la parte alta della gamba. Poi l'uscita 21 avremo la parte alta della gamba, la fronte, che non ci interessa. Molto importante l'uscita 22. Inizieremo con la mano destra. Assembleremo in una sola uscita la mano destra. Eccola qua. Fronte retro, che è composto da due parti. Ok. Non ci resta che vedere il poster esclusivo. Eccolo qua. Ci siamo. È un po' più scuretto. Ah, dimenticavo questa, ma questa non mi serve, le metterò da parte. Comunque, nessun difetto. Direi che ci siamo. Allora, vediamo se posso fare una bella foto da mettere così. Direi che ci siamo, meglio di questa. Ok, direi che per questo video è tutto. Grazie per la visione, a presto, ciao!